Come sapete, io vado a trovare hacker che utilizzano X-Ray, che possono appunto vedere tutti i materiali di Minecraft facilmente, e quindi riesco a trovarli sempre. Però questa volta abbiamo trovato un hacker veramente stupido, perché stavo utilizzando X-Ray, quindi che poteva trovare diamanti, ma stavo scavando con un piccone storno. Guardate il video fino alla fine, iscrivetevi, attivate la campanellina perché manca poco ai 70.000 iscritti e ci dobbiamo arrivare, e vi auguro una buona visione. Oggi mi trovo nella survival di Coral MC, ovvero il server Minecraft più brutto in Italia. No, scherzo, ovviamente. Ovvero il server Minecraft più grande in Italia. E noi abbiamo uno scopo qui dentro, ovvero controllare tutte le persone che utilizzano dei cheat e ovviamente bannarli. Cheat intendo X-Ray, hacker che magari usano X-Ray sia per i diamanti che per le netherite, quindi varie cose. Anche chi magari utilizza cose come un autoclicker che clicca da solo il mouse. Bene, tutte queste cose oggi le andremo a sgamare a tutti gli hacker di questa modalità. Ovviamente, se volete giocarla, è una modalità carina, giocatela per bene, e quindi direi di iniziare subito ad andare a trovare questi cheater. Noi abbiamo un comando, ovvero slash staff, che mi permette di andare in staff mod, quindi che nessuno mi può vedere, e ovviamente tipparmi dalle persone. Bella faccia, tutto bene? Oh, ne abbiamo trovato subito uno, ad esempio lui è in miniera. Benissimo, noi abbiamo diversi comandi da poter utilizzare per capire un po' se sta utilizzando qualcosa. Ma io posso givarmi give effect? Oh, ok, allora night vision, così vedo meglio, perfetto. Oh, sta trovando dei diamanti, bene. Allora, quello che dobbiamo fare noi è game mod spectator, e vediamo un attimino se lui scava e trova diamanti così. Intanto abbiamo anche altri comandi come imse. Questo imse ti permette di vedere l'inventario delle persone. Ben 21 diamanti. Me ne sono parecchi, eh. Secondo voi è solo fortunato o sta utilizzando qualcosa? Per capirlo meglio, io ho una texture pack che mi permette di capire appunto se sta utilizzando qualcosa di particolare, ovvero l'X-Ray pack. L'X-Ray pack non è altro una texture pack che ti permette di appunto prendere e vedere i materiali davanti. Non mi sembra una persona che sta trovando diamanti con X-Ray, vi spiego anche il motivo. Perché sta andando un po' a caso, ok? Quindi se vai a caso è difficile trovarli. Guarda, io per curiosità la metto Resource Pack, tanto ce l'ho installata, ovvero X-Ray, e vediamo un attimo cosa mi dice. Se lui tra poco gira a destra e prende questi, vuol dire che sta utilizzando qualcosa, però non credo, dai. Non credo che è così. Ok, no, non li sta utilizzando. Tecnicamente è tutto nella norma, perché se no, ragazzi, se gira a sinistra qua si prende 1, 2, sono 4, 5, 6, 7 diamanti, assurdo. No, questi sono 8, sono 2. Mamma mia, se gira a sinistra si prende un botto di diamanti. Però no, come vedo non sto utilizzando nulla. Ci sta passando intorno? No, lui è tranquillo, è un player tranquillissimo. Se in questo momento lui stava utilizzando X-Ray, girava qui, si prendeva tutti questi diamanti, quindi possiamo stare tranquilli, perfetto. Possiamo togliere la pack, e il primo l'abbiamo controllato, è normalissimo, quindi togliamo e passiamo al prossimo. Ne ho trovato un altro qui. Ah, diamanti? Stavo dicendo, era qui in miniera, diamanti così. Va bene. Ora, quello che dobbiamo capire noi è se sta utilizzando X-Ray o qualcosa. Allora, signor cheater, come si chiami, malaticcio? No, non cheater, non chiamiamolo cheater, perché noi non sappiamo se in realtà sta utilizzando qualcosa o no. Allora, malaticcio 044. Simpatico però, molto simpatico malaticcio. Imse malaticcio. Bene, 5 diamanti. Ma noi lasciamolo giocare, guarda, sono proprio contento. Andiamo in creativa. Ok, tanto abbiamo la staff mod, lui non può vederci. E codiamoci il suo game. Vai avanti. Noi abbiamo un item molto molto P. Guardate come cambia direzione per trovare diamanti. Non ci credo. Così? Ora trova diamanti davanti, guardate. Ora trova diamanti, guardate qui. Qui da qualche parte ci sono diamanti per forza. Non li ho ancora trovati, sta scavando a caso. Va bene, mettiamo una texture pack, quella lì che ci permette di vedere appunto tutti i blocchi, ovvero l'X-Ray pack. Bene. Ah, trovare i diamanti, perfetto. Noi mettiamo questa pack. Vi dicevo, abbiamo anche un item chiamato KB Stick, che praticamente gli permette di far volare le persone. Ok, ma adesso non lo faccio perché sennò lui sgama. E sta andando a prendere quei diamanti lì. Grandissimo malaticcio. Caso strano, lui prende, scava e trova diamanti. Signor malaticcio, ma lei è così davvero? Guardate, ora va a sinistra. Guardate, Guardate. No, prende prima la redstone. Sì, vabbè, prendiamo la redstone perché giustamente è buona la redstone, eh. Ora vai a sinistra e ne sono più che sicuro. Guardate qui, eh. Bro, hai lasciato il diamante indietro, occhio, guarda bene con l'X-Ray. Calcolate che qui tutti questi blocchi invisibili che noi vediamo. Ah, pure questi, giustamente non l'avevo visto, io pure che sono scemo, giustamente. Sì, perché lui giustamente scava sopra, ok, che sono letteralmente blocchi di pietra e trova diamanti. Sì, ma è giusto, signor malaticcio. Sì, sono belli questi diamanti. Mettiamoci un attimo in spectator, belli, ora faccele anche giù, occhio, non ti dimenticare mai. Quei diamanti giù, sì, è vero? Sì, non ti dimenticare mai, certamente. E noi ragazzi, per punirlo, sapete cosa facciamo? Game mode creative, togliamo la modalità staff. Ah,
prima mettiamo la Vanish. Ho messo la modalità Vanish così lui non mi può vedere. Prendo della lava e brucio tutto il suo inventario nella lava. Eh sì bro, mi dispiace, morirà nella lava. Ti piace utilizzare l'X-Ray? Pure a me piace. Slash fly. Togliamo la lava, perfetto. Ho chiesto allo staff di Coral MC. Bene, dobbiamo abbandonarlo per 14 giorni per X-Ray. Quindi 14 day X-Ray. Cioè ragazzi, nel senso, non serve nemmeno che io faccia un controllo. Serve un controllo a questo tipo di player, no? Ditemelo voi. Cioè è assurdo quello che ha fatto. Va bene, togliamo la texture pack e andiamo avanti. Comunque io ragazzi, sì che banno i cheater nelle bedwars di Coral. Banniamo anche i cheater, perché faccio anche una serie dove banno i cheater nelle bedwars di Coral. Ora banno anche i cheater nella survival. Praticamente qui quello che svuota Coral è il marchessone e basta. Un altro lo abbiamo bannato. Oi, questo è nel Nether. Nel Nether ragazzi non dobbiamo sottovalutarlo, perché si può utilizzare anche qui l'X-Ray per trovare la netherite. E nemmeno a farla apposta, in uno degli episodi in cui vado a trovare robe qui ragazzi, praticamente avevamo trovato una persona che stava con la netherite. Ti posso dare un hit? Boh, per il meme sì. Andiamo avanti perché qui non c'è. Ok, va bene, normale. Oh, qui si stanno facendo PvP, non ci interessa. Questo sta scavando, ma è un'altezza troppo alta. Altezza 59, che si sta facendo qualche cosina. Rose, Dree, non so chi è. E è troppo alto, quindi non sta scavando. Quello che dobbiamo trovare noi appunto è vedere qualcuno che sta utilizzando qualcosa di strano. Ok, bene, questo non sta utilizzando nulla, questo nulla. Perché c'è il cobblestone generator? Non lo vedevo dai tempi praticamente degli skyblock. Oddio, ma ha fatto... è genio questo. Ha messo la scaletta qui per non far andare l'acqua e ci passa attraverso. Ma questo è il genio di Minecraft. Va bene, andiamo avanti. Ok, questo non ha nulla, questo non ha nulla. E diciamo che è difficile trovare persone che stanno scavando sempre. Questo è appena spawnato. Diciamo che quelli che spawnano subito, possibile che utilizzano qualcosa, eh. Lui sta facendo il mob spawner, va benissimo. Lui sta farmando dal mob spawner. Guglia 89, è in giro questo, va bene. Video 17, questo qui è praticamente in miniera. Perché è nudo, non ha nulla. Imbs e vediamo un attimo il suo inventario. Non ha letteralmente una mela d'oro OP, è fortunatissimo. Sì, vabbè, ovviamente si trova nella mineshaft, tipo mineshift, mineshaft si dice, boh. Scrivete nei commenti come si dice ragazzi, che io non lo so. Comunque, andiamo avanti. Questo che sta facendo, beh, è miniera? Altezza 81, no, non è miniera, va bene, ci possiamo tippare. Ok, ci ha tippato da questo. Ok, che sta facendo, scusate? What? No, aspetta, IMSE. Come si chiama? Non riesco a vedere, ragazzi, perché c'è la name tag. Non riesco a vedere. Se magari toglie lo sci... ma che sta facendo? From China. IMSE from China. Ma non ha il piccolo inferno? Cosa sta... no, vabbè, vabbè, ragazzi. Vabbè, non ci... non è vero. Non lo sta facendo. Non lo sta facendo veramente, ragazzi. Non lo sta facendo. Dai, non può essere serio, davvero. Non ho un piccone in ferro, ma lascia in ferro. Beh, molto utile, eh. Molto utile. È uno scudo, un'armatura in pelli con... ma tu puoi scavare i diamanti con il piccone stone? Ma devi avere qualche problema per forza. Cioè non è possibile. Come fai a scavare i diamanti con il piccone stone? Cosa sta facendo adesso? Ora si fa il piccone in ferro. Ma non ha nemmeno il ferro. Scusami, ma non ha ferro, non ha nulla. Vogliamo trollarlo un po', ragazzi. Togliamo una staff. Apriamo il suo IMSE e togliamo un po' di roba. Togliamoci tutto, togliamoci tutto. Gli ho tolto letteralmente tutto. Aspetta, gli rimetto sui blocchi. Voglio vedere cosa sta facendo. Mettiamoci spectator. Che sta facendo? E non ha più nulla. L'armatura non so se gliela posso togliere. No, vabbè, gli rimetto una spada. Anzi, il piccone, vabbè, lasciamoci il piccone. Ma tu puoi scavare i diamanti con il piccone in stone? Ma veramente fai? Mi sono richivato praticamente la night vision e continuiamo a aspettare lui. Oh, ma lì io vedo io dei diamanti. Va bene. Ma secondo me sta utilizzando anche qualche... non è che sta utilizzando X-Ray? Vabbè, no, ragazzi, aspettate. Se lui utilizza X-Ray con il piccone stone... no, ok. Ok, fermi. Dobbiamo fare la prova del 9. Mettiamo l'X-Ray pack. Non ci posso mai credere che sta utilizzando... no, no, ragazzi, esplodo. Ve lo giuro che esplodo. No, 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 non far... no, non far... non far... non mi... no, no. Cosa sto vedendo? Mi fanno male gli occhi. Cosa sto vedendo? Sta scavando i diamanti con il piccone stone. E ti lamenti che non li puoi prendere? Ma grazie al cavolo. No, 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 raga. Ditemi voi cosa devo fare io con questo. Ditemi voi. No, ma veramente fai? No, no, non fa, non farlo, non fa. Smetti. Entriamo in creativa. No, ragazzi, gli devo piazzare un cartello. Glielo provo a mettere davanti. No, qui, qui. Non puoi rompere i diamanti con il piccone in stone. Guarda un po', signor From China. Guarda un po'. Non puoi rompere i diamanti con il piccone stone. Ma veramente fai? Cosa sta facendo? Tieni, tieni, te lo ho tutto io. Guarda, gli do un piccone in ferro se vuoi. Ti aiuto. Ma sempre che stai utilizzando X-Ray. Chi sei? No, ragazzi, non è serio, mio Dio. Non può essere serio, ragazzi. No, per favore. Ridammi i diamanti e le mie cose. Ma non ti ho preso.
ma non... No, ma con quali diamanti? E anche lui se ne va nella lava. E va bene, sì, te ne vai nella lava. Anzi, trolliamolo, prendiamo un secchio vuoto. Bucket, esatto. Oh, no, aspetta, io metto l'acqua, l'acqua, non morire. Ok, bene, ti ho messo l'acqua, perfetto. No, tranquillo. E riprendiamo il bucket, lo voglio trollare un po'. Basta, muori, basta, non ti voglio più, muori, perfetto. Ora, quello che dobbiamo fare noi è fare una cosa di questo tipo. Oddio, ma ha sloggato il server? No, è dentro ancora il server, fermi tutti, ok. Togliamo la pack dell'X-Ray e ora gli domandiamo un po' di cose a questo player. Ovvero, starà secondo voi utilizzando qualcosa o no? Usciamo dalla casettina qui e tecnicamente ce lo becchiamo davanti. Esatto, eccolo qui. Time set day, mettiamo anche giorno perché sennò non vedo nulla. Eccolo qui, il signor From China. Ciao, stai utilizzando X-Ray, vero? Ma lui mi vede, mi sa che no perché sono in Vanish. Vanish, ok, perfetto, ora lui mi vede, benissimo. Sì, ok, perfetto, grazie. Se non mi sbaglio, se lui ammette di cittare sono solo 7 giorni di ban, quindi From China. Posso screen? No, questa volta no, i cheater non gli faccio fare lo screen. Basta, ho imparato da Tommy e gli cheater niente screen. From China, X-Ray Survival e andiamo a mettere, perfetto, così, ban per 7 giorni. E si gode, andiamo avanti, torniamo nella survival e si vola a bannare altre persone. Survival. E noi continuiamo appunto ad andare dagli altri giocatori, sperando che appunto, ragazzi, ma vedete quanto ci vuole per beccare una persona che sta utilizzando dei cheat? È veramente difficile perché non tutti... Oh, ma lui è la mia skin, quanto è bello, quanto sei bello, sei fantastico. Sendo che è la mia skin, ti regalo una cosa, game mod creative. Mettiamo la vanish. Ok, mettiamo anche la fly, ti regalo 3 diamanti perché mi sei simpatico, vieni qui. 1, 2, 3, vai, prendere questi diamanti. Quindi mettervi la mia skin nella survival se volete regali. Io mi faccio questo regalino per te, cuoricino. Spero che adesso non vado ad utilizzare l'X-Ray. E il problema, ragazzi, è che è FK, non sta giocando. Va bene, andiamo avanti, rimettiamo il comando slash staff e continuiamo a trovare altri cheater. Ok, lui è in miniera, altezza 20, quindi possibile che è zona diamanti. E voglio vedere proprio cosa sta facendo. In se, vediamo un attimo il suo inventario. Solo un diamante ha trovato, piccone in ferro. Almeno lui ha il piccone in ferro, ma anche un piccone stone. Ok, va bene. Ma perché si fanno le asce e non le utilizzano? Ma cos'è? Ma è una caratteristica dei player? Ah, è tornato nella sua home. Infatti mi sono tippato. Va bene, noi continuiamo ad andare avanti. Mirko, addirittura, ecco qui. Questo possibile che qualcuno che sta barando. Vediamo, allora, intanto la sua cesta, vabbè, non ci interessa. Allora, nel suo inventario Mirko non ha nulla. Mirko, un diamante e una mena d'oro. Ok, non ha nulla. Ok, sta scavando per risalire, perfetto. Lo voglio aspettare un po'. Anzi, sapete che vi dico? Mi salvo il suo nome e poi torniamo a aspettarlo. Per il momento lasciamolo andare. Vediamo un attimo dove sta andando. Ok, sta andando dritto. Aspetta, seguiamolo. Possibile che sta andando da qualche parte di particolare, che ne so. Se succede questa cosa, ragazzi, io scoppio a ridere. Lui mi sa che non ha il piccone in... Ok, ha solo il piccone in legno. Se trova diamanti e si mette a scavare con il piccone in legno, io potrei impazzire. Nei dintorni non vedo diamanti. Va bene, lasciamolo stare. Mi sono salvato il suo nick. Poi torniamo a trovarlo. Per il momento ritorniamo in staff mod e continuiamo a trovare le persone. Non ci credo, è appena morto. Non ci... Ragazzi, è assurdo. Non ha visto praticamente il salto. Praticamente lui stava qui, stava andando avanti. È saltato, è morto, non ci credo. E questa è tutta la sua roba che tecnicamente disponerà tra pochissimo, infatti è appena disponata. E beh, hai trovato una bella miniera grossa qui, che secondo me qui potevi trovare tanti diamanti, Sì, molto probabile, ragazzi. Questa è una bella miniera da diamanti, secondo me. Infatti, diamanti qui, sì, secondo me era una bella miniera da diamanti. E vabbè, te la sei mangiata, non fa niente. Perché si sta scavando sotto i piedi? Cosa vuole fare precisamente? Non sto capendo. È particolare, ma questo mi sa che è quello che stavamo controllando prima. Fatemi vedere il suo imse. Ok, lì, tra 21 diamanti. Ah, vuole fare... Ok, si vuole mettere l'acqua e va... Ok, forse ho capito cosa vuole fare. Diamanti così, va bene, altri diamanti. Ok, continuiamo a aspettarlo per un po'. Lui potrebbe essere comunque l'ultimo, non lo so. Possibile che in realtà non sta utilizzando nulla. Vediamo un attimo la situa, ragazzi, vediamo un attimo. Se trovo ovviamente altri diamanti così a caso, un qualcosa faccio... Però se non mi sbaglio è quello di prima lui, no? Allora, per essere sicuri, mettiamo la texture pack della X-Ray e vediamo un attimo se posso star tranquillo o no. Allora, lui aveva diamanti qui a sinistra. Ah, diamanti qui sopra, diamanti dappertutto. Ok, vediamo un attimo cosa va a scavare adesso. Se lui non va a scavare nulla, possiamo stare tranquilli. A posto, ragazzi, è finita qui. Vediamo, sta scavando. Ok, trova adesso la redstone. Tecnicamente, esatto, redstone. Che non ci interessa, quindi la sorpassa. Ha diamanti sia a destra che a sinistra che sopra. Non si va a prendere così. No, ok. Ok, ora se li trova. Ok, è fortuna se li trova. È fortuna se li trova perché, ragazzi, ha saltato tutti i diamanti e sta andando praticamente in quella direzione. Non credo stia utilizzando qualcosa. Sinceramente, per me è tutto normale. Allora, facciamo una roba. Se mi prende questi diamanti qui sotto, lo controlliamo. No, ok, cambio direzione. Ok, no, ragazzi, non è tutto normale. Se andiamo un po' più a sinistra, si prendeva 8 diamanti, che non erano male. No, ragazzi, secondo me è tutto tranquillo perché sta schippando troppi diamanti. Possiamo concludere anche quell'episodio perché abbiamo fatto dei ban molto veloci, ma anche interessanti. Vedete che scavo sta facendo. Comunque.
ok, possiamo stare tranquilli, siamo super tranquilli. Purtroppo, ragazzi, non se ne trovano di persone che stanno sempre in miniera a scavare. Come vedete, devi stare qui a tippare. Sono 40 minuti che praticamente mi tippo in giro e non trovo persone. Però, ragazzi, almeno abbiamo bannato le persone che stavano utilizzando qualcosa che appunto potevi sgamare veramente molto velocemente. Abbiamo lui. No, ok, non sto trovando diamanti, sta solo farmando, ok, la cobblestone che ci serve. Bene, ragazzi, e io direi che appunto questo video può terminare qua. Fatemi sapere se volete altri episodi dove appunto vado a sgamare cheater nella survival. E noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. Iscrivetevi, attivate la campanellina e vi saluto. Bella.